L'Aquila e Fermana si incrociano al Gran Sasso d'Italia a Concia per la quinta giornata di andata in Serie D Girone F. Mini rivoluzione per Pagliari, che cambia due dei tre under da mettere in campo come il regolamento recita, e allora Zuccherato che va a prendersi il posto di Di Santo nella linea di difesa, e Russo che soffia la maglia dell'11 titolare a Giampaolo, andando a fare reparto con Banegas e Belloni. Con Mantini squalificato, Giandonato e Misuraca fanno compagnia del Pinto in linea mediana. Fermana di Bolzan che si mette a specchio col 4-3-3 degli avversari, con Bianchimano, Ferretti e Sardo a comporre il tridente offensivo gialloblu. La gara prende subito la giusta verve e al quarto è ottimo il filtrante di Russo per Del Pinto, ma Di Stasio ipnotizza l'ex Benevento. Al 16esimo Belloni dà l'illusione ottica del gol ai propri tifosi con un colpo di testa in mischia dopo la punizione calibrata di Giandonato. Poco dopo ci prova Bianchimano a rompere gli indugi, ma la volée d'esterno si spegne altissima sopra la traversa di un Michelin comunque ben posizionato. Poco prima del 40esimo, sempre di testa, Belloni prova a sorprendere Di Stasio, ma stavolta l'estremo ospite può dormire sonni molto più tranquilli rispetto ai precedenti. La gara rischia di subire una svolta al minuto 41, quando un intervento di Mavromatis sul Russo spinge Galiffi a tirar fuori il secondo cartoncino giallo, e allora Fermana che rimane in 10. Sulla punizione seguente, gol annullato all'Aquila, con la spinta finale al pallone forse di Brunetti, evidentemente oltre l'ultimo uomo ospite. Rivediamo con le immagini di Nico Centurame. Al minuto 46, ad inizio secondo tempo, Pagliari lascia Alessandretti sotto la doccia scegliendo Gueli, con Casella che scala ad affiancare Brunetti nel cuore della difesa. E l'Aquila, che al primo affondo, passa. I rossoblù si guadagnano un angolo e sullo scambio corto il cross di Giandonato cade in mezzo a una mischia clamorosa, dove la testa di Brunetti ha la meglio sulle altre. Al 50esimo l'Aquila 1, Fermana 0. Minuto 68, Giandonato esce tra gli applausi del Gran Sasso d'Italia dopo un piccolo problemino legato ai crampi. Al suo posto Keita. Minuto 71, l'Aquila gestisce, controlla e appena può colpisce. Il destro di Daniel Giampaolo lo lasciamo senza commento, in segno di rispetto verso una conclusione degna di palcoscenici migliori. L'Aquila 2, Fermana 0. La gara scivola senza la reazione di una Fermana costretta al contraccolpo psicologico, e in prossimità del minuto 80 Belloni fa di tutto per entrare nel tabellino di gara. Il suo destro viene buttato in angolo da un Di Stasio reattivo. Negli ultimi 6 minuti di recupero ci prova ancora Giampaolo, ma stavolta la testa del 21 non è perfetta come il suo destro, e allora gara che si chiude con la vittoria per due reti dei ragazzi di Pagliari,